Tifosi juventini non, buonasera, buongiorno a tutti. Allora, come avete visto, la Juventus ha vinto 2-1 contro il Sassuolo. Perfetto, e dobbiamo essere contenti e grati che questo allenatore ha fatto la sua partita, ci ha fatto godere della vittoria, però, pian piano, tanti vedono dei risultati da questa squadra vedono dei risultati, rilevanti o non. Io sinceramente, ragazzi, non so neanche cosa dire perché sinceramente non vedo una cosa, un qualcosa che potrebbe dire sì, la Juventus è in corsa per qualche cosa. Ma non è per sminuire il lavoro di Allegri, perché Allegri sappiamo che non è un allenatore da Juventus, l'ho detto e ribadito, sinceramente non ci piace come allenatore, a pochi piace questo tipo di modo di allenare, questa mentalità che ovviamente a tanti piace, ma la maggior parte, ovviamente, non vedono l'ora che questo allenatore vada fuori, vada in qualche altra squadra. Ma ovviamente, dato i risultati che premiano questo allenatore, lo vedremo ancora per 2, 3 anni, 4, dipende. Però, visto che ormai diciamo che la stagione è finita, e questo allenatore ci dobbiamo subire ancora per tanto, e è inutile prendere un altro allenatore che ovviamente sotto contratto lo dobbiamo ancora pagare se la dirigenza gli viene in mente di cambiare sponda. Però per me non vale la pena, ovviamente, ormai che siamo a fine stagione, però ragazzi, non vedo un qualcosa, non vedo, ovviamente non vediamo niente che rispecchia la Juventus in cui la squadra, la dirigenza, la mentalità, la voglia di vedere una Juventus compatta, organizzata, con un gioco, con una psicosi, con una mentalità diversa. Ormai è finita, ragazzi, ormai è finita. E tanti pensano che questo allenatore del prossimo anno ci faccia un salto di qualità, ci faccia rivivere quei momenti in cui vedevamo la Juventus non competere con le altre squadre perché eravamo superiori agli altri. E invece con Allegri
da quando è ritornato alla Juventus, si è visto proprio un tracollo generale di mentalità, e è scomparsa quella voglia di capire la mentalità della Juve. Si è persa ormai la voglia di capire la mentalità della Juve, perché anche se giochiamo in maniera di merda, scusate il francesismo, non abbiamo la realtà di capire perché questa dirigenza tenga Allegri, ci tenga ad avere un allenatore che ormai è vecchio di mentalità. Carità, potrà essere un bravo, diciamo, di sapere, non lo so, perché di capire non so cosa, perché non vediamo più l'Allegri che indovinava i cambi, che indovinava il prosieguo della partita, le meccaniche di gestione della squadra, perché quando Allegri era alla Juventus, quando vinceva, cioè vinceva le partite con 1-0. Però diciamo, aveva un pochettino leggersivamente uno stile di gioco, ma ordinario. Cioè lui impostava le partite come voleva lui. Ma aveva un'intesa, almeno con un'intesa di squadra, per carità. Avevamo giocatori diversi, era una squadra diversa, ma perlomeno aveva un qualche cosa da dimostrare, per dire, scendevano in campo, però avevano una leggera motivazione di poter dare un qualche scopo alla partita, un qualche voglia di dimostrare di essere la Juventus. Ormai, ragazzi, con questa voglia di giocare, con questa mentalità che ormai si è persa, ormai si è persa, perché ormai non abbiamo più dimostranza di avere un gioco, una mentalità. Ma sono stanco di dire anche queste cose, perché ormai si dice su vari canali sportivi di parlare di calcio, di Juve, si parla sempre delle stesse cose. Oppure si cerca un po' di cambiare il modo di dire le cose, però sostanzialmente si dice sempre le stesse cose. Ma io sinceramente, ragazzi, anche se è ritornato Allegri e ce lo teniamo ancora per 3 anni, 4, vabbè, fate quello che volete, ma no, non c'è più certezza che questo allenatore ci faccia un salto di qualità, perché è inutile che andiamo a mettere a posto i tasselli di un mercato sbagliato, di un mercato che a parer mio si pensava di avere giocatori di qualità, giocatori che danno un segno di poter dare scopo al centrocampo, di avere sponde
verticalizzazioni, idee di gioco. Ma inutile che ci teniamo allegri, ragazzi, inutile che ci teniamo allegri. Ma non lo dico perché non voglio essere Juventino, perché io sono tifoso Juventino, però diciamo, non sono accanito, però vedo la deludenza, diciamo, il deludere. Il tifoso che ormai è abituato a vedere una Juve vincente, a vedere una Juve con una mentalità, con una voglia di vincere, con una voglia di dare il ritmo alla partita, di dare il ritmo, di dare una motivazione di poter entrare in campo e giocarsela. Ormai siamo arrivati al punto che ormai non vediamo la partita in maniera completamente scialla, tranquilla, ma con menefreghismo, perché ovviamente non facciamo altro che stimolare e dire alla Juve sempre che ha un gioco che non ci piace. Ma là dipende da Allegri, ma anche dalla dirigenza che ha preso questo allenatore qua, che continua a dare fiducia a questo allenatore qua, e pur sapendo che ormai è predisposto ad avere ancora 3 anni di contratto, e è sempre così, cioè è sempre in continuo prolungare di questo contratto che ormai ci sembra eterno, eterno che questo allenatore è alla Juventus, e ci fa presagire che ormai è rimasto impresso alla Juventus come allenatore default, diciamo, senza dire attenzione, dobbiamo cambiare sponda, dobbiamo cambiare un qualche cosa che non va. No, la dirigenza gli va bene questo allenatore, pur vedendo, sperando, che non ci faccia un salto di qualità, un qualche cosa che ci sia grato di avere come allenatore, e ci faccia dare un qualcosa che ci tiene dentro. Ma non è che siamo lì a vedere risultati migliori. No, noi vediamo sempre lo stesso gioco, lo stesso stile di mentalità, e siamo stanchi, ma alla dirigenza bisogna che resti allegri, anche se le hanno prolungato il contratto. Ma là dipende dalla mentalità della dirigenza. Perché Allegri, più di tanto, non è che abbiamo una squadra scarsa. E che non c'è un approccio di fare un salto di qualità diverso. Un salto di qualità con questi giocatori che ormai alcuni sono alla frutta. Chiellini, Bonucci e compagnia cantando. Però, anzi, alla dirigenza, per carità, gli fai fatica anche a venderli questi giocatori qua. Perché costano. E che vai a prendere? Che
che poi ovviamente cioè fai un mercato che sei predisposto, dirigente, che sei predisposta a cambiare stile di gioco, una squadra che è obiettivamente che ha voglia di vincere la Champions, che ha voglia di vincere, di avere un obiettivo. E fino adesso cosa hai avuto di obiettivo? Il campionato, gli scudettini e la Coppa Italia. Ma perché non riesci, allenatore e dirigenza, a motivare questi giocatori qua, a saper gestire meglio l'organizzazione di gioco? Perché non vedi le altre squadre come giocano? Perché non vedi lo stile di gioco che fanno le altre squadre, che si propongono, che vanno in avanti, che in attacco, in contropiede, cosa fanno? Cosa facciamo noi? Cosa facciamo noi? Ridere. Ridere, passiamo indietro la palla, non sappiamo mai cosa fare con la palla e giochicchiamo con la palla e facciamo passaggi lenti, lenti compassati, sterili. Non abbiamo un'organizzazione davanti che sia uno, un Vlahovic che ormai è normalizzato, non sappiamo più a dare un impatto di gioco, un impatto di tirare in porta, perché non tiriamo mai in porta. Ragazzi, questo è, io non sono uno che sa di calcio, che sa di niente, però non vediamo niente di nuovo, non vediamo niente di nuovo con questo allenatore qua. E basta. Ragazzi, io mi scuso per la lunghezza del video, mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale. Io ho fatto tipo un monologo, ma ormai non vediamo niente di eclatante in questa squadra, no. In questa squadra qua non vediamo niente di eclatante. Di eclatante. E diciamo sempre che vogliamo un allenatore motivante per questa squadra. Vogliamo Conte, vogliamo Guardiola, vogliamo. Ragazzi, bisogna capire che giocatori prendere e che allenatore ci vada bene per questa squadra qua. Non possiamo prendere un allenatore che va bene tutto, no, ma non va bene niente. Perché è inutile che prendi un allenatore se non hai una squadra, se non hai una squadra pronta, per una squadra decifrante di saper fare un gioco. Ragazzi, bisogna cambiare tutto. Tutto quello che c'è da cambiare, c'è da cambiare, ma ragazzi, ci vuole anni, ci vuole, non lo so, ci vuole un progetto, un qualcosa, perché basta. Ragazzi, noi ci sentiamo e mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale e mi raccomando, ok, mettete mi piace e niente. Ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao ragazzi.